trattate come opere originali, le opere d'arte vanno inserite nel loro contesto. Lo vorreste l'originale qui? Ci mettiamo l'allarme. Però c'è da dire una cosa, che il professor Manfalli si è dimenticato, quindi ci tengo a dirlo. Quando è stato fatto il grande sprovvio della proprietà della chiesa, il frate dove sta padre? Si sono tirati i conti e l'hanno portata non al museo, perché il museo non era ancora costruito, l'hanno portata al palazzo comunale, perché quella era il museo. Quindi per non farsi espropriare, qui c'è lo Stato, che non era il comune, l'hanno consegnata ai tedeschi.
anche con il giudice padre Bruno Cardelli, che è stato anticipato qui, che era a fianco a Sua Eccellenza. E ringrazio tutti quanti voi. Ringrazio soprattutto perché di fronte a questo gigante, così lo potrei chiamare, di padre Giovanni Aula, io penso semplice povero parroco, essendo un po' un adinto, come di più anche di campare in questo momento. Vi ringrazio per la vostra simpatia, per tutto ciò che voi mi scrivete, e per ciò che riguarda la parrocchia e anche l'andamento così della cooperazione che facciamo alla diocesi. Ecco, adesso abbiamo la seconda parte di questo nostro essere insieme e io, se scusate, permettetemi di ringraziare in modo tutto particolare almeno quattro persone, le nomino, sono tante che dovrei ringraziare per questa giornata, ma almeno quattro persone che sono state un po' artefici, che mi hanno aiutato, possiamo dire che hanno ideato questa celebrazione e poi questa seconda parte che adesso vedrete è veramente favolosa. Vorrei ringraziare il professor Silvio Cappelli, che è stato l'animatore insieme al carissimo Carlo Daliocchi, il direttore di Uscia Breve, che è stato un po' anche lui insieme al professor Silvio Cappelli, l'animatore. E poi il carissimo e amicissimo e architetto Massimiliano Quaglia, che lo stesso un po' quello che è stato dietro le alcune attività e che ha pensato un po' all'organizzazione con me. E poi al professore, il dottore Marco Aldi, Alessandro, che mi è stato vicino anche in questo momento un po' particolare per la mia salute, e poi tantissime altre persone.